Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del perché il diabete predispone a molte patologie diverse. Inizio subito dicendo che il video sarà molto lungo, quindi verrà spezzato in due parti. E prima di cominciare ti ricordo anche che devi iscriverti al canale. Perché? Perché è una cosa giusta che va fatta, cioè il 70% di voi guarda i video ma non si iscrive al canale, cioè un po' maleducato da parte vostra, non si fa così. Comunque, a parte questo discorso, iscriviti al canale, schiaccia sulla campanella per rimanere aggiornato sulle novità del canale e ricordati di fare un salto sul canale per vedere i vecchi video, in quanto potresti trovare un sacco di informazioni utili per migliorare la tua gestione della terapia del diabete e non solo migliorare il tuo rapporto con la malattia, capendo che in realtà non è la tragedia grande come può sembrare. Ok? Partiamo subito. Prima di partire vorrei fare un piccolo appunto, cioè se tu segui già questo canale ti sarai reso conto che io cerco di portare il più possibile un esempio positivo di quello che è il diabete con la malattia. Cerco di far capire come il diabete non sia una tragedia, come si può vivere bene nonostante il diabete, come si possono raggiungere i propri obiettivi personali e anche sportivi nonostante la patologia. Ora, questo non significa però che le insidie non siano presenti, sono presenti. Ovviamente c'è da stare attenti e questo è un video semplicemente per ricordarvi alcune di queste insidie che potrebbero presentarsi e il perché avvengono. Ora, questo non è un video fatto per spaventare le persone, come faceva mia mamma quando ero piccola, che mi faceva terrorismo psicologico dicendo: ah, ti amputeranno una gamba se mangi le caramelle. E capito? No, non è questa cosa qua. Però comunque è giusto sapere a cosa si va incontro qualora uno decidesse di non aderire pienamente alla terapia o non seguire in modo corretto quella che è la sua gestione del diabete. I motivi sono da ricercarsi in quelli che sono le problematiche nella gestione della terapia, ovvero le iperglicemie e le ipoglicemie. Ora, iperglicemie e ipoglicemie hanno ovviamente effetti diversi. Ci viene segnato che nel breve termine quelle più gravi sono le ipo. Vi faccio un esempio banale. Il cervello, per ricevere energia, può ricevere energia soltanto tramite il glucosio, perché la barriera ematoencefalica impedisce il passaggio di altre sostanze nutritive al cervello, per cui non può ottenere energia da sostanze come proteine e grassi, ma solo dal glucosio. Ora, se il livello di glucosio nel sangue è molto basso, significa che il cervello non riceverà il nutrimento. Se il cervello non riceve il nutrimento, i neuroni andranno incontro a morte, e noi sappiamo che i neuroni non possono rigenerarsi. Ecco perché, tramite un esempio, se volete anche un po' semplice, sono un problema grave di ipoglicemia. Non bisogna sottovalutare quelle che sono le ipoglicemie, ok? Il secondo problema è appunto la seconda modalità di problemi, sono quelle legate alle iperglicemie, ovvero la molecola di glucosio è una molecola grande che però è in grado di fluire attraverso quella che è la membrana cellulare, perché vi sono dei canali o delle molecole trasportatrici, in questo caso quelle specifiche per il glucosio si chiamano GLUT, che permettono appunto il passaggio di glucosio all'interno della cellula. Qui poi il glucosio verrà sceso e verrà utilizzato appunto per fornire energia alla cellula stessa, ma generalmente la cellula li prende quindi dal torrente sanguigno e dall'ambiente esterno. Ora, se noi abbiamo tanto glucosio e tanto glucosio deve entrare all'interno della cellula, significa che questo canale inizia a deformarsi. Deformando questo canale si deforma la struttura della cellula e qui iniziano ad avvenire i primi problemi. Ora, questo è spiegato magari un pochino sempliciotto. Detto bene, funziona così, ve lo leggo perché me l'ho scritto. Sulle pareti dei piccoli vasi si accumulano sostanze derivate dagli zuccheri complessi che causano ispessimento e rottura dei vasi stessi, cioè si rompono i vasi sanguigni, quindi vi sono delle micro emorragie. Nel tempo il restringimento dei vasi sanguigni può danneggiare il cuore, cervello, gambe, occhi, portando quindi a retinopatia diabetica, nervi, reni, pelle, causando quindi insufficienze cardiache, ictus, crampi alle gambe, riduzione della vista, malattie renali croniche, lesioni ai nervi e lesioni cutanee. Uno scarso controllo della glicemia causa innalzamento delle sostanze grasse nel sangue, favorendo quindi aterosclerosi e la riduzione del flusso sanguigno nei vasi di calibro maggiore. L'aterosclerosi causa infarto e ictus. L'aterosclerosi è dalle 2 alle 4 volte più frequente nei soggetti con diabete rispetto ai soggetti sani e tende a comparire in età più giovane. Quindi, dato che abbiamo più zucchero nel sangue, il nostro corpo cerca di eliminarlo andando a produrre grasso. Se produci tanto grasso, una parte del grasso si accumulerà, come sappiamo col colesterolo, non è proprio così, però è più semplice, è spiegato così, si accumulerà all'interno dei vasi sanguigni perché non riesce ad essere completamente trasportato
E a questo punto accumularsi può causare l'ostruzione del vaso sanguigno fino a portare quindi alla formazione di trombi e quindi non avere più la vascolarizzazione di una determinata area, ma appunto avere la formazione di un trombo che impedisce il passaggio del sangue. Ora, io mi fermerei momentaneamente qui, il video magari non è lunghissimo, ma non vorrei darvi troppe informazioni che poi diventerebbero pesanti e come introduzione direi che questo è più che sufficiente. Ora, ti ricordo come ti dico sempre, che se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, un commento, iscriviti, ricordati di attivare la campanella e di guardare i vecchi video e noi ci vediamo al prossimo video, in attesa della parte 2. Ciao!